Un venerdì sera da dimenticare. Una tragica notizia arriva dalla provincia toscana, precisamente a Firenze, a Scarperia. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato colpito dal padre con un coltello nel corso di una lite familiare. È successo, come riferiscono i carabinieri, questa sera a Scarperia, comune del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato colpito dal padre, 34 anni, quasi certamente con un coltello, o comunque con un'arma da taglio, nel corso di una lite con la convivente, 30 anni, anche lei ferita alla testa e agli arti. L'uomo è stato subito fermato dai carabinieri arrivati subito sul posto. Lo hanno trovato in stato di shock. L'allarme sarebbe stato dato dalla nonna del piccolo intorno alle 20:00. Il piccolo aveva compiuto un anno il 3 settembre scorso. Sia l'uomo, di professione programmatore informatico, sia la convivente sono già conosciuti alle forze dell'ordine. La 30enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il sito OC Mugello riporta la drammatica nota integrale del comando operativo dei carabinieri della stazione di Scarperia. Intorno alle 20 circa, presso la centrale operativa della compagnia di Borgo San Lorenzo, è giunta segnalazione della signora di Stefano Michela, che segnalava l'omicidio del nipote, Patriarchi Michele di anni 1. Compiuto il 3 settembre scorso, presso l'abitazione in Scarperia. L'insano gesto è stato compiuto dal padre, Patriarchi Niccolò, nato il 10 settembre 1984, pregiudicato, programmatore informatico, nel corso di una lite con la convivente, Landi Annalisa, classe 1988, impiegata, pregiudicata. La stessa, ferita alla testa e agli arti, è stata condotta presso l'ospedale di Borgo San Lorenzo. Molto verosimilmente arma da taglio, stando alle ferite. L'omicida è stato trovato sul posto in stato di shock, e poi condotto in caserma a Borgo San Lorenzo. È stata la nonna del bimbo a chiedere aiuto ai carabinieri. La tragedia si è consumata nell'abitazione di via San Francesco a Scarperia.